Con la presidente del movimento animalista Specefe, Lucia Franzò, facciamo il resoconto della manifestazione svoltasi domenica scorsa per attenzionare il caso della cagnoletta Maya. Lucia. Ciao Piero, un saluto a tutti. Sì, in questo momento io sto parlando nelle vesti di presidente del movimento animalista Ispicese, un movimento che tra le altre cose si occupa anche di richiedere all'ente locale che è preposto la reimmissione sul territorio comunale dei cani vaganti, privi di proprietari, che non hanno manifestato segni di aggressività. Questo è attestato anche dal parere della sanità pubblica veterinaria, dalle associazioni protezionistiche e quindi anche animaliste. Sono cani che vengono reimmessi nel territorio previa sterilizzazione e vengono qualificati e iscritti all'anagrafe canina come cani sprovvisti di proprietario, però con un tutore. Questo è successo per Maya. Io parlo in prima persona per quanto riguarda il cane che seguo io, che si chiama Orso, che un po' tutti conoscono, reimmesso nel territorio, ben accetto da tutti e da tutti conosciuto. La stessa cosa era successa per Maya. Maya era una randagina che è comparsa nelle zone del quartiere delle cooperative in fondo a Via Sulla nell'ottobre del 2016. Una cagnolina che è stata subito segnalata alla signora Morena Poli, che poi è diventata la tutrice, colei che ha seguito la sua reimmissione e che ne rappresentava quindi colei che controllava lo stato di salute di Maya e che tutto andasse a posto. Maya si è presentata nel quartiere delle cooperative, è stata subito ben accolta da quasi tutti, devo dire, i residenti nella zona. Tranne abbiamo saputo un 4-5 persone che non apprezzavano la sua presenza lì e che in maniera diretta e indiretta hanno fatto sapere alcuni di loro che c'era anche l'intenzione non benevola di allontanarla, anche con minacce di avvelenamento. Personalmente, quando io ho saputo questa cosa, nel mese di novembre, il 9 novembre, ho pubblicato su Facebook un post nel quale chiedevo, come faccio per tanti altri casi, aiuto a qualcuno che volesse adottarla proprio per evitare che si arrivasse al peggio. In quel posto sono stata poi duramente attaccata anche da uno dei residenti, in maniera, devo dire, poco educata, perché sotto gli occhi di tutti lo si può pure leggere. Io chiedevo semplicemente un aiuto, che poi, diciamo, per un pericolo che poi si è verificato concreto. Ebbene, Maya, a detta di chi la seguiva e le voleva molto bene, si è subito fatta accettare. Come tutti i cani pastori, tutelava il suo territorio, capitava che qualche volta abbaiasse la notte, ma lo fanno un po' tutti i cani, questo anche nelle nostre zone di periferia. Però questo vuol dire che dava fastidio, particolarmente a qualcuno di incivile, sottolineo questo termine, perché qualsiasi problema si affronta in maniera delicata e rispettosa della vita, questo è quello a cui io tengo. Ebbene, mai al giorno di Natale è stata trovata morta. Avremo il referto dell'autopsia a giorni, ma è sicuramente stato avvelenamento in quanto aveva sangue alla bocca. E la cosa più brutta che mi preme sottolineare è proprio il fatto che un gesto così vile, così atroce sia stato compiuto nel giorno di Natale. La stessa cosa successe l'anno scorso con Ciccio, cane di quartiere della zona di Via Ispica. A testimonianza del fatto che forse la nostra comunità ancora deve lavorare molto sul rispetto della vita e sulla, come dire, vivere civile nel rispetto anche delle leggi etiche e morali. Alla manifestazione che abbiamo organizzato per attenzionare e mettere in evidenza il caso di Maio, devo dire che sono molto felice, hanno partecipato tanti cittadini con i loro cani. È stata una piccola festa che abbiamo organizzato in memoria di Maia per evitare che la cosa si riviva nel nostro paese. Quindi spero davvero che questo nostro segnale giunga alle persone che hanno operato il male affinché, come dice anche Morena, la tutrice di Maia, queste persone possono finalmente correggere il loro agire e avere rispetto della vita. Lasciamo il ruolo di presidente del movimento animalista Specefe per indossare Lucia quello di coordinatrice del movimento politico Rinascita Specefe. E qui, come esponente del movimento Rinascita Specefe, c'è la lamentela per la pessima gestione dei servizi pubblici. E allora la domanda è: come mai? Eh sì, Piero, torno di nuovo ad essere molto polemica con l'amministrazione della mia città, ma non per colpa mia purtroppo, perché forse l'amministrazione Muraglie proprio ce la mette tutta a farmi arrabbiare. E devo dire, non fa arrabbiare solo me, ma tanti che come me vedono le cose forse in maniera più corretta.
È successo un fatto gravissimo legato anche al discorso, diciamo, dei cani, che mi sta particolarmente a cuore. Oggi è venuto alla luce, per caso fortuito, dovuto alla richiesta di assistenza per un cane che era stato investito e buttato in un cassonetto nella zona mare, è venuto alla luce che stamattina un gravissimo disservizio era presente nella nostra città, e a questo punto mi viene da pensare chissà quante altre volte è successo e non abbiamo mai saputo nulla. In pratica, al comando dei vigili era presente semplicemente un personale amministrativo e un piantone. Gli operatori che dovevano girare di pattuglia non erano presenti. Chiedo perché, parlo con l'assessore, avevo cercato anche il sindaco, ma è sempre impegnato quando lo chiamo io. E come risposta mi viene detto che, insomma, c'è subentrato un problema perché c'erano quelli di servizio che purtroppo avevano presentato certificato medico in quanto stavano male, e questo ci sta, come ho detto, in una nostra dichiarazione di rinascita ispicese, come ci sta pure che la gente dei nostri operatori, diciamo, della Polizia Municipale che toccano le ferie, è giusto che le prendano, però non ci sta il fatto che qualcuno doveva sostituire chi era in malattia. Fatto sta che oggi la nostra città è stata in balia di nessun operatore della Polizia Municipale e non ne avremmo saputo nulla se non ci fosse stata l'emergenza del cane. Questo è un fatto, io ritengo, gravissimo, anche perché, e adesso ti parlo appunto come coordinatrice di Rinascita Ispicese, noi abbiamo saputo che la nostra Polizia Municipale si compone di circa 5 unità che hanno un ingaggio part-time e solamente 7 unità che sono ingaggiate a tempo pieno. Con il territorio vasto che noi abbiamo, come il nostro consigliere Arena più volte messo in evidenza con le mozioni presentate in consiglio e puntualmente bocciate, lo dico ad alta voce, dalla maggioranza senza alcuna giustificazione, un territorio così vasto ha bisogno di più personale. Nei nostri uffici sono presenti tanti impiegati che hanno fatto anche alcuni di questi so richiesta di andare alla Polizia Municipale, ma da tutte altre parti sono state spostate e non portati lì. Quale servizio possiamo garantire alla nostra città? I furti sono ormai all'ordine del giorno e la malavita comincia a farsi sentire quando Ispica era un'isola felice sotto questo aspetto. Io trovo questo veramente disgustoso e lo dico e lo urlo ad alta voce. La mia amministrazione, il mio sindaco, ci deve delle risposte e mi deve motivare perché le nostre due richieste di ampliamento del personale, che erano state accompagnate a suo tempo in consiglio comunale anche da una dichiarazione del consigliere, del comandante Roccuzzo, che chiedeva anche lei nelle vesti di comandante un ampliamento del personale, anche la sua richiesta è stata bocciata. E la cosa, sai Piero, che mi dà più fastidio cos'è? Che in sede di consiglio comunale, nelle vesti ufficiali che i nostri amministratori hanno lì dentro, alla nostra richiesta si rispondeva beffeggiando, ridendo, come se noi stessimo giocando. Forse loro sono abituati a giocare, ma i cittadini seri e onesti vogliono le cose serie, perché è giusto che le pretendano. Questo significa amministrare seriamente, non giocare come sono abituati a fare i nostri amministratori a nome Muraglie. Ringrazio Lucia Franzò, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.